Classifica alla mano, questa è una trasferta che insomma in caso di vittoria la Juve è già campione d'inverno. Se vinci anche a Bergamo e poi il Napoli deve giocare a Milano, Devo dire una cosa che mi sta qua. A vai. me il titolo di campione d'inverno mi interessa. Zero. Però ce l'hai No, vinto. vabbè, ho capito, ma non è un titolo, quindi è un inframmezzo stagionale. E no, è importante perché se vai a vincere oggi, questa sera sicuramente qualcuno tra Inter e Napoli perderà punti dietro. Perché tu stai guardando ancora l'Inter anche, che è molto lontana da No, ti voi, dirò di eh? più. Se tu mi chiedi stasera perché tifi, io Per ti chi tifi? rispondo. Io tra i due preferisco venire al Napoli. Ma il Napoli è molto più Non mi vicino. interessa. Ma scusa, l'Inter ha 33 punti, la Juve Non mi interessa. 49. Io non tiferò mai. Tu che Io sei. non tiferò mai dall'altra parte. Quindi piuttosto mi auguro che venga al Napoli. Vabbè, guarda dove voli a 52 punti. Ragazzi. Adesso stiamo vedendo la classifica, dopodiché vedremo il gesto che stai facendo. Eccolo qui. Non è il panettone, È un gol fortunato questo, diciamolo subito. Va detto, perché comunque è vero che la fortuna aiuta gli audaci, ma qua c'è un cross di Alessandro e c'è una prima deviazione e poi c'è la seconda di Kim City che per spazzare fuori, invece che spazzare fuori, la mette sul primo palo, bucciandola all'esterno. Occhio, la Juve adesso con la Grascosta che scende sulla sinistra. Allora, seguiamo solo la Cross fine in di questa mezzo, azione e poi Mandzukic, prova a andiamo, anticipare, no, niente. Francesco, andiamo a Frosinone a vedere il gol della Juventus, quello che vi abbiamo in qualche modo raccontato prima, un autogol fortunoso perché c'è il cross che parte dalla tre quarti e Jim City che cerca di spazzare via il pallone, C'è lo calcia scatto di male e lo manda nella propria se calcio porta al alle contrario. spalle C'è di scatto della Berisha. Sì, esatto. Sì, Pochi minuti dopo, al altra palla quinto. gol clamorosa per la Juve. Sì. Bentancur dal limite dell'area Servito a calcia. Dybala, calcia benissimo e lì è Berisha che salva perché va con la manone aperta di richiamo Sì, sotto la così. traversa, vicino all'incrocio e mette la palla Bam! sulla traversa. Traversa il pallone che esce. Negli up and Bonucci, down, Bonucci. si discuteva proprio di questo Ma ieri, che non su deve Zapata devi tenere giocare giocatori Bonucci, come no, no. Chiellini e Benatia. Qua Bonucci si fa bere Ridicolo. completamente al limite dell'area, Zapata che gli fa una finta di spalle, si gira e sfonda la porta. Juve che dopo No, 7 partite, che era quella col Cagliari, subisce di nuovo un gol in campionato. allora Però questa è una grandissima, grandissima, è un grandissimo errore di Bonucci. rifletto a un difensore di livello di questo mi fa questo qua non lo guardo neanche io. 9 milioni al Milan, capitano, ma giocatore di una normalità. Io vi ho Ha avuto la detto. fortuna che ha giocato sempre nelle squadre dei fenomeni, Io vi avevo perché appena detto. Buffon, Chiellini, Barzagli, tutta quella. Cavolo, ma Allora, ve lo dai, faccio vedere alla lavagna quello che ma è lì la sta. Di accaduto, perché chi sta ce la stiamo parlando? prendendo con Di chi sta Bonucci, perché parlando? il pallone che arriva a Zapata vede una situazione di uno contro uno totale tra Zapata e Bonucci. Bene, l'uno contro uno lo stravince Zapata, che di fisico si libera di Bonucci, si porta solo davanti a Szczęsny e lo fredda con un gran sinistro che finisce nell'angolino. Qui, forse con Chiellini, non abbiamo la controprova, ma con Chiellini No, non si passa sai da lì, perché no, eh. però bisogna distinguere. Allora, Chiellini è marcatore vero, è difensore vero. Bonucci a fase difensiva non è come Chiellini, No. però qua nel duello con Zapata è stato molto bravo perché si è Angolo Juve. appoggiato, ha sentito il contatto con Sì. Bonucci. Bonucci è caduto nel tranello perché Zapata è forte Ma fisicamente. Zapata è Si è bravo ancora dei girato e tempi l'ha del Napoli. incrociata. Ha Era fatto un Sarri che non grande lo gol. voleva e Non l'ha so mandato quante via. partite sono che Zapata fa gol, eh? Mi sa che sono Tante, 3-4 tante, tante. partite. Ha fatto tripletta a Udine, poi ha Ma segnato questa è la anche. terza o quarta volta che fa gol? No, Guardate allora qua. non ha segnato. No, sì, ha Cazzo. segnato anche a Genova. Sì, sta Allora, segnando a Raffica Zapata. la notizia è che dopo 7 partite la Juve subisce un gol. Però ripeto, secondo me contro un giocatore del genere, dato che tu oggi volevi far riposare uno tra Bonucci e Chiellini, potevi sacrificare Bonucci e mettere Benatia con Chiellini che non gioca mai. Sì. E qua l'hai visto che occhio ancora Zapata sulla sinistra adesso, sempre contro Bonucci, palla in mezzo, secondo palo Alessandro all'ultimo momento gliela tira addosso Non è un difensore però. a Atebor e Vabbè. recupera anche una rimessa Non è al un fondo, difensore. rischiosissimo perché se mancava o se avesse mancato il pallone probabilmente prendeva l'attaccante ed era in area di rigore. Qua rivediamo ancora l'azione del gol. Aspetta, Bonucci è troppo 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 lento su sì, Zapata molle, che molle, è andato fa molle quello che Bonucci. vuole. Io Sono credo d'accordo con che te. entrerà solo se la Juventus va in svantaggio, se no non entra. Tiziano, secondo te lo mette tra poco oppure solo se perde? No, ma io penso che la Juventus ce la faccia ottenere il risultato pieno anche senza Ronaldo. Può farlo Anche se comunque. ribadisco tutte le mie simpatie all'Atalanta, tanto di cappello, però secondo me la Juventus, cosa ridi, pirla? Fai ridere.
Ma ti faccio ridere, io sono, non sono genuino e spontaneo. No, mi fai ridere. Perché ti ridere. Faccio ridere? Eccolo, no, perché spiegami perché ti faccio ridere. Ronaldo, si scalda perché Ronaldo. Perché ti faccio ridere? Perché hai tante simpatie quando gioca la Juve. Ah, con le avversarie. Sì. Non è normale questo. No, no, mi fa piacere. Non è normale. Quando, ma lui lo ammette, quando uno è il primo della classe non può sempre essere amato da tutti. No, non hai capito. E allora? Ti credevo un super partes dato che hai vinto parecchio. Io sono vita. Super partes perché ti ho detto che secondo me vince a prescindere da Ronaldo, perché la Juventus è dichiaratamente la più forte. Ti ringrazio. Perché Bonucci ha dato una consistenza al reparto attenzione. Sampdoria in vantaggio al 47esimo minuto di gioco. Palla in mezzo, Bonucci la toglie dai piedi. Più bella l'ha fatta Francesco, una grande cosa. No, questo io ci avevo messo in maluccio. Chi la toglie dai piedi? Bonucci, salvataggio di Bonucci. Io appoggio la tua tesi. Bonucci, calcio d'angolo Atalanta. Si è finta benissimo, la porta sul destro, c'è Betancur, ma esce bene l'Atalanta e fa fallo l'uruguaggio. Sì, ma involontario, inutile che cerchino l'arbitro in allora, 50.000 per una roba del genere. Ammonito, per quello lo circondano. Cioè, stanno circondando l'arbitro per un pallone in attacco. Ma cos'è questa roba qua? Il tempo, gli ha preso il tempo involontariamente l'ha finito addosso. Sì, questo non è un fallo da giallo, ma no, secondo ma ragazzi, me. Ma cosa, cos'è? Pestone? Come tanti. Beh, allora, cioè, devi ammazzarlo? Però se dai il giallo non è neanche uno scandalo, no, cioè, lo puoi dare o non darlo, lo puoi dare però. Il piede lo mette, lo mette in ritardo. Il piede lo mette, no? Se non fosse già stato ammonito magari glielo dava anche, poi ecco, a buttare fuori uno ci pensi due volte. Bene, chiariamo subito i casi perché anche Zapata già ammonito, ha fatto un fallo su Bonucci, nessuno ha detto niente. È espulso. Attenzione, espulso, no, gliel'ha dato, è rosso, la Juve in 10, perfetto, a Zapata no, a Betancur sì. Ma perché c'è voluto tutto questo tempo a cambiarti idea? Infatti Allegri Nero, Allegri Nero gli sta ricordando proprio quello che stavo dicendo io, cioè che Zapata non ha dato il secondo giallo, visto non ha trattenuto su Bonucci, doppio giallo, Betancur espulso, Juve in 10. Allora vediamo, c'è Allegri che sta parlando col quarto uomo, sì. Magari si riesce a cogliere un pochino il suo labiale. Ha detto bravo, non so, ha detto bravo, sicuramente sì. Il motivo è quello, perché tutta la Juve sta discutendo per quel motivo. È arrabbiato Allegri, sta discutendo col quarto uomo, Juve in 10, qui ha preso a calci complica... la borraccia Allegri, è davvero, nero, è furente e ha ragione. Quindi tu contesti ma questa certo, decisione, perché Francesco. Se lo fai adesso devi fare che Zapata mezz'ora fa. Non l'ha fatto, quindi non lo puoi fare. Tu punto. Dici due pesi e due misure per due episodi analoghi, giusto? No, ma anche perché Zapata fa un fallo stupido in attacco anche per lui, dove sta cercando di scavalcare Bonucci e lo tira giù per la maglia in corsa, ma anche in modo abbastanza grave, sportivamente parlando, dopo due minuti che aveva preso un giallo. Allora mettiamoci d'accordo. Allora, Juve in 10, il calcio d'angolo che seguiamo, vai. Gomez, dalla bandierina, palla dentro, occhio! 2-1 Atalanta, Zapata. 2-1 Atalanta, clamoroso Bergamo! Zapata! Il gol dell'Atalanta, Francesco! Quello che doveva essere espulso. 10. Capito perché? No, 9. Voglio vedere poi quanto se ne parlerà di questa roba, perché al contrario sarebbe venuto giù il mondo, come al solito. Qua allora, lo perdono tutti, sia Mandzukic che sia Mrečan. Sì, ha difeso molto male la Juve qui, eh. Malissimo questo calcio d'angolo, malissimo. Malissimo. Allora, il calcio d'angolo con la palla che attraversa sostanzialmente l'area di rigore. C'è anche una schizzata, credo, a inizio corner. La palla arriva qui, al centro dell'area piccola, dove c'è Zapata. E Zapata qua non sbaglia mai di avevo testa un metro. Io, attenzione al campo di Bergamo. 2-1 Atalanta, si ribalta tutta la partita. Dobbiamo andare in posizione. Un altro fallaccio qua su Khedira. Niente gialli, niente limoni. Si va avanti così a Bergamo. Si va avanti così, oltre a Zapata che fa due gol da essere espulso, si va avanti così. Allora abbiamo un gol da dare, abbiamo rivisto il fallo. Era Mancini, già ammonito questo. Mancini già ammonito. Sono due. Se è già ammonito lì devi dare. Sono due. Sì, Francesco, ma questo dare il secondo giallo. Scusa, posso dire una cosa? Dimmi. Questa era un'espulsione diretta, che non c'era bisogno della doppia ammonizione. È entrato in maniera vergognosa. Chi, Bonucci? No, questa Mancini volta su Bonucci non c'entra nulla. Ha salvato Bonucci. Juve 10 e l'arbitro, insomma, qui ha sbagliato. Ci stava l'espulsione qui per Mancini. Attacca la Juve, Francesco. Sì, attacca un parolone, Alessandro sulla sinistra per Mancini che fa sportellate con Jim City che poi subisce un fallo da Mandzukic. E qua Mandzukic prende il giallo? E qua Mandzukic prende un giallo. Questo mi fa altamente incazzare. Questo mi fa altamente alterare. Scusate il termine.
Perché prima, poco fa, l'altro giocatore dell'Atalanta fa il secondo fallo da ammonito su Khedira, molto peggio di questo, e non viene buttato fuori. Che più Zapata farebbero due. Ma noi giochiamo in 10, va bene, andiamo sì, avanti. Anche perché qua andiamo avanti. Non l'ha preso, non ha affondato. Non l'ha neanche toccato Dimfiti Mandžukić. Questo non è neanche giallo. Bene, allora, bene. Secondo me si è fatto ingannare l'arbitro, ma Mandžukić in realtà non affonda. Non l'ha neanche toccato. Corner Juve. Occhio a Bonucci. Perché è brutto. Stiamo noi dalla bandierina facciamo una fatica bestiale a segnare ogni anno, nonostante i gli spirungoni che abbiamo in campo. Mandžukić, Chiellini, Emre Can, forza. Dai ragazzi, 33° minuto, Pjanić, palla in mezzo, secondo palo, Chiellini, rimane lì! Cristiano Ronaldo! Chi se non lui? 2-2, in 10, Cristiano! Uno che non segna mai. Eccolo qua, insomma, quando uno è un campione, entra e decide la partita. Cristiano Ronaldo. Che giocatore! È un gol simile a quello di Zapata, posso dirlo, il secondo. Sì, rapina questa, la Inzaghi. Questa è la Inzaghi. Bocca il campione qua, il campione. Questo è un campione vero. La palla di Pjanić se ne mette in mezzo, poi Mandžukić la spizza, è Mandžukić che fa l'assist a Ronaldo perché la spizza lui di testa. Ronaldo anticipa la difesa intera più il portiere e va però con un guizzo di testa ad anticipare tutti, si porta a quota 11 o 12, ho preso il conto. 12. Questo